Quattro ipotesi per la processione. Allo studio della Commissione ci sono quattro differenti scenari che vanno dall'annullamento improbabile ad una cerimonia in versione ridotta. Le scuole si preparano per l'esame di maturità in presenza. Gli istituti superiori stanno predisponendo gli spazi che dovranno ospitare il colloquio tra studenti e professori. Ancora un giorno senza morti o contagiati. I dati diramati dal bollettino regionale fotografano la situazione provinciale dalle 12 di venerdì alle 12 di oggi, sabato. Riaprono gli infopoint turistici, ripresa l'attività dei punti di informazione gestiti dal Consorzio Promozione della Versilia. Il Presidente invita gli operatori a inviare le informazioni aggiornate sulle strutture. Ben trovati a questa edizione del TG Noi. Dunque, un'apertura, la notizia relativa alla questione della processione di Santa Croce. Si è parlato tanto degli altri eventi lucchesi, di questo ancora no. Nei nostri studi c'era il giornalista Paolo Mandoli, con cui Egidio Conca durante la trasmissione di Ido ha chiesto delle informazioni. In queste settimane le ipotesi sul futuro dei grandi eventi a Lucca nella fase 2 si sono concentrate principalmente su due manifestazioni, Summer Festival e Comics. Per quanto riguarda il Summer Festival, ormai è notizia nota il rinvio totale della manifestazione al prossimo anno. Ancora incerte invece le modalità di realizzazione dei Comics, con diverse ipotesi sul tavolo di Lucca Crea, tra cui quella di un'edizione cross-mediale senza padiglioni in centro storico. Ma c'è un altro evento lucchese che richiama migliaia di persone e del quale ancora non si è discusso, ovvero la processione di Santa Croce. Come sarà possibile organizzare il secolare omaggio al Volto Santo alla luce delle disposizioni di distanziamento sociale e di divieto di assembramento voluto dalle regole anticontagio? Se ne è parlato venerdì sera su NoTV alla trasmissione Dido, dove ospite di Egidio Conca è intervenuto il giornalista Paolo Mandoli in qualità di membro della Commissione per la Santa Croce. Quattro le ipotesi sul tavolo della Commissione. La prima è quella più auspicata, ovvero che da ora a settembre il contagio si azzeri e che quindi sia possibile una processione tradizionale. Lo scenario peggiore invece è quello di una ripresa della pandemia e quindi l'annullamento dell'intera celebrazione, ma questa è un'ipotesi quanto mai remota allo stato attuale. Due, gli scenari intermedi. Uno, quello di spostarla temporalmente, e in questo caso la data scelta sarebbe quella del 10 novembre in occasione della festa di San Martino. Infine l'ultima ipotesi, quella su cui la Commissione sta lavorando maggiormente, ovvero quella di una processione in forma estremamente ridotta. Questo scenario vedrebbe praticamente la partecipazione del Vescovo, del Capitolo della Cattedrale, con un gruppo di sacerdoti, eventualmente di laici rappresentativi di associazionismo, ma molto molto limitato, lo stesso per la parte civile, sindaco, assessori, autorità, insomma le principali autorità e poco altro. Lo sfilamento in una città illuminata con i lumini, quindi la festa viene salvaguardata, l'omaggio al Volto Santo, quindi la processione che parte da San Frediano, arriva in San Martino con le attuali disposizioni, quindi in chiesa distanziamento, eccetera, omaggio al Volto Santo, benedizione e tutti a casa. Quindi chiaramente non ci sarà pubblico in città se non limitato magari nelle piazze più grandi mantenendo un distanziamento, e poi Noi TV fa la diretta, quindi possiamo seguire. Quindi la portiamo nelle case noi direttamente. Esatto. I tempi per decidere ci sono. Secondo quanto affermato da Mandoli, infatti, le ultime riunioni organizzative vengono svolte a fine agosto. Restiamo in qualche maniera in tema, perché a Porcari le celebrazioni per il patrono San Giusto, che ricorre il 1° giugno, si svolgeranno in forma ridotta, quindi nessuna processione anche in questo caso, soltanto la messa alle 21 nella chiesa appunto di San Giusto. I fedeli che vorranno presenziare alla cerimonia dovranno presentarsi almeno mezz'ora prima per avere assicurati i posti in chiesa. Veniamo adesso ai dati relativi al bollettino regionale per il contagio da Covid-19. Ancora delle buone notizie per la nostra provincia, perché dalle 12 di venerdì alle 12 di oggi sabato non si sono registrati nuovi casi in provincia di Lucca e neppure alcun decesso. I tamponi effettuati su tutto il territorio regionale sono stati oltre 3.000 anche in questa giornata, però fortunatamente nella nostra provincia non ci sono stati casi, i casi sono anche molto ridotti all'intero territorio
territorio regionale, infatti sono soltanto 12 in più rispetto a ieri. Quello che invece va aumentando sono i pazienti dismessi dall'area Covid, per cui adesso sono 133 in totale, 9 in meno rispetto a ieri, 27 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Veniamo adesso al mondo della scuola. I licei e gli istituti superiori si stanno preparando a quello che sarà la maturità 2020, la maturità in era Covid, dunque questo maxi esame orale con le commissioni e gli studenti. Appunto, gli istituti superiori stanno predisponendo gli spazi. Mi è mancato tutto della scuola tradizionale, mi sono mancati i professori, i miei compagni, la preside, la segretaria, le mura di scuola, tutto mi è mancato, cioè il rumore della campanella soprattutto. La scuola ai tempi del coronavirus rimane ancora una grossa incognita. Si riparte a settembre, sì, ma come? L'unica certezza ad oggi è che niente sarà come prima, a partire dalla gestione degli spazi che non ci sono. Le aule saranno praticamente dimezzate e ognuno si siederà dove in un giorno diverso ci sarà qualcun altro che era rimasto a casa. Il piano per settembre sul tavolo del ministro Azzolina è quello di una didattica mista. Si seguiranno le lezioni per metà del tempo in classe e per metà online, tutti insieme senza doppi turni o divisioni, ma alternandosi nel restare a casa o andando in aula. Misure che d'impatto non sembrano così difficili da applicare, ma la gestione quotidiana sarà tutta un'altra questione. Io ho classi numericamente differenti, alcune sono 15-16 ragazzi, altri sono anche 28-29 ragazzi. Quindi se noi ci immaginiamo un settembre e guardiamo questa fila di banchi che abbiamo dietro, vediamo che ci potremo farne massimo 3 in queste aule piuttosto grandi, quindi 10-12 ragazzi. Il problema degli spazi è uno dei problemi più grandi che avremo. Intanto i ragazzi di Quinta si preparano ad affrontare il maxi orale, unica prova rimasta per superare la maturità in modalità Covid. Ecco come si è organizzato il liceo classico Carducci di Viareggio, dove le aule che ospiteranno le 3 commissioni d'esame sono già pronte, banchi con divisori di plexiglass per il candidato e sedie numerate per assicurare il cambio tra uno studente e l'altro. Abbiamo cercato una disposizione che da una parte favorisse il candidato, così che fosse più libero di parlare, più tranquillo e potesse togliere la mascherina, e quindi abbiamo creato la barriera di plexiglass, e dall'altra permettere anche ai professori di ascoltare in maniera più tranquilla la dissertazione del ragazzo, che così, togliendosi la mascherina, chiaramente può essere più chiaro. Quello della scuola sarà uno dei temi al centro della prossima puntata di Carpe Diem, che riparte con un ciclo speciale di 4 incontri nel mese di giugno, uno spazio per parlare di come i giovani stanno affrontando la nuova quotidianità tra studio e tempo libero. Ospiti della prima puntata il provveditore agli studi Donatella Buonriposi, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, Sauro Luchi, direttore delle malattie infettive del San Luca, e naturalmente i ragazzi con le loro domande e il racconto della loro esperienza diretta. L'appuntamento con Carpe Diem è per martedì alle 21:30. Il comune di Altopascio non è tra quelli sorteggiati, tra i 10 sorteggiati in provincia di Lucca per l'effettuazione dei test a campione sulla popolazione, però in questo senso gli viene incontro la Misericordia di Altopascio, che il martedì effettuerà questi test a prezzo calmierato. Da martedì scorso anche la Misericordia di Altopascio, nel poliambulatorio specialistico di via Marconi, effettua su prenotazione attraverso i laboratori Biolabor i test sierologici utili per scoprire se una persona ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza i volontari della Misericordia non si sono mai fermati e ora continuano la loro attività e la propria presenza sul territorio comunale, effettuando anche i test sierologici a prezzi calmierati. I test vengono eseguiti solo il martedì, dalle 7 alle 9. Chi volesse effettuarli deve prenotarsi all'indirizzo email infermiere.misealtopascio@gmail.com. La Misericordia di Altopascio è una realtà storica per il nostro territorio e durante l'emergenza ha dimostrato il suo attaccamento, il suo radicamento
al territorio di Alto Pascio. Sono stati molto presenti, hanno collaborato sia nell'ambito della protezione civile, quindi con il TOC, per tutto quello che ha riguardato il sostegno ai cittadini che avevano bisogno di tutte quelle assistenze che in questa emergenza erano necessarie. E anche in questo caso, con la possibilità di svolgere i test sierologici, si dimostrano presenti e appunto vicini alle necessità del territorio, che cambiano velocemente. Quindi a loro va un ringraziamento per il sostegno che danno in questi termini e per tutto il loro lavoro, che è veramente a 360 gradi nell'ambito sociosanitario. Con domenica 31 maggio terminerà la distribuzione gratuita delle mascherine ai cittadini della Regione Toscana tramite le farmacie convenzionate. Sono state 55 milioni quelle distribuite fino ad oggi, di cui 43 milioni attraverso le farmacie, 4 tramite la grande distribuzione e 8 milioni direttamente dai comuni. Secondo quanto affermato dal presidente regionale Enrico Rossi, se la distribuzione attraverso le farmacie termina con il mese di maggio, l'impegno per far avere tutti questi preziosi dispositivi di protezione continuerà con altre modalità che la regione annuncerà nei prossimi giorni. Veniamo adesso a un'iniziativa che da 4 anni si svolge nel comune di Gallicano, quella degli orti sociali. Da alcuni anni stanno prendendo piede ovunque gli orti sociali o orti di comunità. In Valle del Serchio il primo comune a intraprendere forse questo percorso è stato Gallicano. Appena eletto, il neo sindaco Davide Saisi e la sua maggioranza vollero con questo progetto recuperare terreni abbandonati e varietà di ortaggi locali. Il quarto anno questo che facciamo gli orti in comune, era partito quasi per gioco, ma oggi abbiamo veramente tante persone che ci hanno chiesto un pezzo di terra, pezzi di terra che prima non erano più coltivati e che oggi sono tornati ad accogliere quelli che sono i prodotti tipici di Gallicano e della Garfagnana. Tutto questo è stato possibile ovviamente grazie sempre a coloro che ci hanno grande passione nel fare le cose. Qui abbiamo alcune persone, il nostro capo orto Loriano Biagioni, abbiamo Antonio Pechelli, che ogni anno cercano di far crescere insomma questa passione che sta coinvolgendo sempre più gallicanesi. L'iniziativa coinvolge una quindicina di persone che hanno voluto quest'anno il proprio pezzo di terra dall'Associazione Cittadini Virtuosi, che gestisce l'iniziativa, e che hanno iniziato a coltivare questi bellissimi orti. Oriano Biagioni svolge un po' il ruolo di coordinatore, assegna gli spazi e aiuta chi ne ha bisogno. Ma che cosa si coltiva negli orti sociali di Gallicano? Il nano di Verni, che è un mais, un grano turco, un garfagnino formenton che fa una farina eccezionale, abbiamo il cavolo nero itrassillico, abbiamo il famoso fagiolo fico di Gallicano, che è un fagiolo eccezionale da mangiare in erba, e moltissimi altri prodotti di Garfagnana, come può essere il fagiolo giallorino, il fagiolo gustone, la fagiola garfagnina, il turco grigio della Garfagnana, il mascherino, le monete del Pabba, che sono tutti fagioli prodotti autoctoni della Garfagnana. Nel frattempo la raccolta dei primi prodotti dell'orto è già iniziata. Le insalate, le cipolle e le zucchine. All'infine della nostra fatica, se devi mangiare un pomodoro o uno zucchino o giustamente una cipolla che sia biologica, no? Voglio dire, in questo sistema senza concimi chimici o roba del genere, qui diserbanti non ci sono, non si usano. Un antico proverbio dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma Gallicano lo rende ancora felice e soddisfatto, visto il risultato dell'orto in comune, che si trova proprio ai piedi dell'antico duomo. Le problematiche relative allo svolgimento degli esami per la patente all'interno della sede della motorizzazione civile, problematiche per cui hanno manifestato i gestori di autoscuole e scuole guide, è stata esaminata anche dal presidente della provincia Luca Menesini, che dalla sua pagina Facebook ha dichiarato che l'amministrazione provinciale si rende disponibile a dare in concessione la sala Tobino o altri spazi sempre relativi all'amministrazione provinciale per poter svolgere appunto gli esami per la patente. E adesso, come ogni sabato, veniamo alla nostra rubrica con il vescovo Paolo Giulietti.
Cari amici e cari amiche, buonasera. Sono qui in Garfagnana a parlarvi di estate. Lo scorso fine settimana le nostre parrocchie hanno ripreso l'attività delle celebrazioni domenicali e adesso in molte parrocchie gli oratori stanno preparando l'attività estiva, i centri estivi o Grest, per i nostri ragazzi e i nostri bambini. È una cosa impegnativa perché le misure di sicurezza anche lì impongono un modo diverso di fare le cose, però con lo stesso impegno, la stessa serietà con cui abbiamo accolto i fedeli a messa, accoglieremo anche i ragazzi negli oratori per offrire loro, dopo tanti mesi di chiusura in casa, un momento bello di stare insieme nel rispetto delle norme di sicurezza, rivedere gli amici, passare momenti sereni. Ecco, è importante che le nostre comunità cristiane si interessino anche dei nostri ragazzi, dei nostri bambini. Voi genitori, voi famiglie, dateci fiducia perché faremo cose belle e fatte bene, come sappiamo fare. Grazie a tutti, buona domenica. Con questo termina la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie di Viareggio e della Versilia.